Ah, bene! Buonasera a tutti, benvenuti in diretta su Radio Brusa. Iniziamo con YouFlash. Per chi ci sta ascoltando in radio, abbiamo già iniziato alle 9 e in onda adesso c'è una bellissima canzone che si intitola That Way di Conor Maynard e SDJM, mentre invece tra pochissimo avremo una bella intervista. Non ve la sveliamo. Non ve la sveliamo, perché intanto non ti vedono, quindi non inquadriamo l'ospite, però sentono che stai tossendo. Vabbè, allora, giusto due cose dico prima di iniziare, perché tra poco entreremo in diretta. Dico che potete votare al nostro sondaggio che trovate su Facebook e su Instagram, è molto interessante, riguarda le Olimpiadi, tra pochissimo vi diremo quelli che sono i risultati. E invece poi che potete scriverci qui nei commenti molto volentieri, anzi, riceviamo e leggiamo tutto quello che ci scriverete, quindi direi nient'altro. Saluto Luca che è in regia. Quanto manca Luca? Perfetto, condivido. Cosa? No, no, sta già andando. Sì. Facciamo che condivido la diretta. Metti pure le cuffie, Marti. Ricordati di mettere in onda. Si chiama That Way, SDJM e Conor Maynard, una delle canzoni più belle che sta passando in questo periodo. Sì, per chi fosse all'ascolto e fosse anche degli anni 90, sicuramente se la ricorderà nella versione cantata dai Backstreet Boys, per chi se li ricorda, vabbè, è un dato così che vi potete anche dimenticare, non è una cosa indimenticabile. Siamo in diretta, questa è sempre Radio Brusa, il programma si chiama YouFlash e parliamo adesso. Il primo argomento della serata è quello del calcio Brusaporto, perché per coloro che ci stanno seguendo, siamo anche in diretta sulla pagina del calcio Brusaporto, quindi li salutiamo tutti gli ascoltatori. Parliamo con Martina Biava, finalmente ha un volto, la pagina sportiva di Radio Brusa sul calcio Brusaporto è fatta e curata appunto da Martina e quindi hai un volto finalmente. Sì, Buonasera Marti, buonasera. tutto bene? Sì, un po' Siamo, agitata. sei un po' agitata, ti Sì. vediamo un po'. Ma tranquilla, cioè, siamo qua a parlare del tuo pane praticamente, che è quello che sei meglio che quello del calcio Brusaporto. Siamo reduci da una partita importante che è stata quella del calcio Brusaporto che si è giocata a Cremona in trasferta contro la Louisiana, Louisiana, che sì. non è uno stato degli Stati No. Uniti, ma è in provincia di Cremona. Sì. E partita che il calcio Brusaporto ha vinto 2-0, com'è andata? No, è andata bene, è stato un risultato molto importante per noi perché grazie a questa vittoria abbiamo ottenuto il tanto atteso posto in zona playoff e adesso siamo quinti in classifica e nulla, È è un... l'obiettivo che sì. abbiamo quest'anno di entrare nei playoff. Ed è stata una vittoria fondamentale per noi, quella di domenica. Esatto, perché se guardiamo appunto la classifica possiamo vedere che il Brusaporto si trova al quinto Sì, a posto con pari merito con la esatto. Governolese. Solo che per scontri diretti ovviamente siamo Sì. sotto, però come possiamo vedere nella zona playoff ci sono tranquillamente quattro squadre a quattro Sì. punti, quindi Quindi il nostro obiettivo adesso è raggiungere il secondo posto. Perché vabbè, il passaggio diretto alla Serie D è praticamente impossibile perché l'Adrense quest'anno ha giocato un campionato fino adesso perfetto. Quindi l'obiettivo che abbiamo è raggiungere il secondo posto e appunto che dista da noi 4 punti perché adesso attualmente vi è il Calvina a 36 punti, quindi è assolutamente fattibile raggiungere il secondo posto. Quindi l'obiettivo da adesso fino alla fine della stagione sarà questo. E appunto, poi stavamo guardando la classifica. Ricordiamo che il Brusaporto gioca in Eccellenza, Sì. quindi il passaggio successivo sarebbe la La Serie Serie D. D, esatto. E poi vediamo che, ad esempio, nella zona, cioè, vediamo la Castellana, Castelgoffredo, che ormai è praticamente Ormai spacciata, a sì. 4 punti, quindi sarà retrocessa di Sì. sicuro. E poi anche comunque in zona playoff, almeno dal terzultimo posto in su, c'è una bella lotta anche lì. Sì, infatti anche domenica incontriamo il Vobarno che attualmente è fuori zona playoff, però a 26 punti, la classifica è molto corta dal secondo posto in poi ed è stata una classifica corta dall'inizio del campionato, a parte l'Adrense che è partita subito e di fatto è la capolista meritata.
Poi il resto sono squadre che più o meno uno o due punti siamo tutte lì, quindi il secondo posto è fattibilissimo, è raggiungibile. Esatto, e poi invece questo fatto che volevo chiederti molto interessante, perché il calcio Brusa Porto ha avuto un inizio che era abbastanza preoccupante, sì. Mentre invece poi durante il campionato ha proprio svoltato. Cosa sì, è successo? La svolta, un po'? Dobbiamo ringraziare comunque il mercato di novembre che ha portato diversi giocatori, tra cui Aldo Ferrari, che è stato fondamentale nelle ultime partite, ha segnato un sacco di gol, ha fatto una marea di assist e ci ha permesso di raggiungere il quinto posto in classifica, quindi grazie al mercato di novembre vi è stato il salto di qualità. Probabilmente se fossimo partiti subito così, di sicuro saremmo in lotta diretta con l'Adrense, e il sogno della Serie D del nostro compianto presidente Comotti, probabilmente se fossimo partiti subito così l'avremmo raggiunto. Però sarà l'obiettivo sicuramente dell'anno prossimo. Perfetto, questa l'abbiamo vista anche prima in grafica la classifica. Quindi obiettivo secondo posto in questo momento. Secondo posto che non vuol dire passaggio diretto in Serie D, ma devi affrontare play-off, i playoff, sì. Esatto. Perché secondo... Incontrare le prime 5, sì. Esclusa la prima in classifica, esatto. Degli altri gironi. Esatto, proprio così. Quindi, prossima partita del Brusa, quale sarà? Vobarno in casa. E niente. E speriamo bene, incrociamo le dita ovviamente. Di mantenere questo atteggiamento positivo, questa grinta nel vincere e portare a casa il risultato. Esatto, partita ovviamente seguiremo in diretta, ovviamente. E poi avremo ovviamente dalla nostra inviata tutta la cronaca. Perfetto, va bene, grazie Marti. Grazie a voi. E in bocca al lupo allora al Brusa per questa stagione con la nostra inviata Martina Biava. Tra pochissimo torniamo ancora insieme, abbiamo tanti consigli per voi qui su Radio Brusa, restate insieme a noi. Adesso per chi ci sta ascoltando in diretta sulla radio, abbiamo Elis Merto con No Roots. On the way. Radio Brusa. Va bene, grazie Marti. Salutiamo chi ci sta guardando ancora sui nostri canali Facebook, dove siamo ancora in diretta. Saluto quelli che ci stanno guardando. Io purtroppo qua vedo poco, perché ovviamente vedo solo i miei amici, quindi però saluto quelli che ci stanno guardando, che sono parecchi. Continuate a commentare, fate anche domande se volete, vi risponderemo. Potete commentare qua con i commenti oppure sul sito, andate pure a vedere. E niente, vi ricordo che comunque tra pochissimo restate con noi, perché avremo dei contenuti molto interessanti, tra cui un paio di video, e tra pochissimo è importante restare con noi perché avremo anche un paio di video, quindi adesso c'è ovviamente della musica, ma tra pochissimo rientriamo. Nel frattempo, vabbè, commentate pure. Poi questa puntata la trovate in Reloaded sul nostro sito, su Facebook e su YouTube anche, dove abbiamo un canale. Seguite anche un canale YouTube che sta mettendo delle cose interessanti, abbastanza particolari, quindi non fa mai male seguirlo. Tra pochissimo parleremo di fitness, così qualche anticipazione con i nostri fratelli del fitness. E poi avremo ovviamente anche da parlare delle Olimpiadi, perché adesso tra pochissimo questa diretta è focalizzata sul calcio Brusa Porto e sul fitness, mentre poi nella seconda parte, perché ci teniamo al vostro stato di forma, ci sarò proprio io qua che faccio vedere gli esercizi di fitness, faccio di tutto. E invece poi avremo da parlare delle Olimpiadi, stanno andando bene le Olimpiadi, abbiamo 8 medaglie nel bottino, nel medagliere olimpico, però vabbè, tra poco approfondiamo. Ma sta andando il sondaggio, mi chiedono, aspetta che ci guardo, che non è un sondaggio, è un quiz. Il 65% sta votando 20 medaglie, mentre il 35% sta votando 14 medaglie. Poi tra poco ovviamente vi dirò i risultati. Mentre invece per quale edizione il
68% contro il 32% sta votando per Lillehammer in Norvegia. Giusta la pronuncia? Lillehammer? Sei stato? Bello. Quanto manca, Luca? Andiamo ancora. Tra pochissimo rientriamo in diretta, anche in radio, quindi potete sentirci lì. Sì, posso riscaldarmi per questo. Nel fuori andati dopo l'annuncio del video. Sì. Che è qua? Facciamo anche pure solo. Facciamo anche solo un minuto di parlato. Quindi c'è. Stiamo per entrare in diretta, quindi mettiamo sulle cuffie. E abbiamo sentito No Roots, la canzone di Alice Merton, in diretta su Radio Brusa quando sono le 21, passate le 22 minuti. Siamo ovviamente, come sempre, rigorosamente in diretta sia in radio che su Facebook. Salutiamo entrambi i sistemi, entrambi i nostri social dei quali ci state seguendo. E ora invece affrontiamo una nuova rubrica che riguarda il nostro programma, ma riguarda tutta Radio Brusa, perché noi alla fine ci teniamo al vostro stato di forma, cioè noi ci pensiamo a voi, noi vi coccoliamo, vi vogliamo bene, e quindi proprio per questo abbiamo iniziato, proprio da questa sera iniziamo con una rubrica che è la rubrica del fitness, che è fatta, condotta e preparata dai fratelli Pellegrini. Quindi con noi abbiamo Luca. Ciao Luca. Ciao a tutti. Che è il nostro regista, quindi lo vedete anche in questo momento impiegato alla nostra regia. Come va? Tutto bene, Luca? Sì, qua tutto a posto. È difficile fare questo lavoro? Ma guarda che appena si prende la mano inizia già a essere una cosa più semplice. Ottimo, bene, quello che volevo sentirvi dire. Allora, rubrica del fitness, che cosa è? È una rubrica che parla di fitness. Ma com'è? Com'è? Sotto forma di che cosa? Che rubrica è? È sotto forma di vari video che si divideranno in vari episodi, dove mostreremo degli esercizi che possono fare tutti benissimo da casa. E tratteranno vari argomenti, possono trattare la mobilità, le articolazioni, i muscoli. E faccio un piccolo spoiler. Cosa sarà questo mese? Questo mese parlerà di mobilità articolare. Mobilità articolare in generale tutto il corpo. Quindi, come avete capito, fortunatamente non sono io che faccio gli esercizi qui adesso, ma saranno Luca e Matteo che ci faranno vedere. Quindi il video andrà in onda sui nostri canali su Facebook, su YouTube, così nei prossimi giorni li pubblicheremo, così almeno potete fare esercizio. Quindi dicevamo, questo mese sarà sulla mobilità articolare. È difficile. Però sarà una cosa itinerante, giusto? Una volta al mese, però la particolarità è che non sarà sempre nello stesso posto. Sì, esatto, vari argomenti, ogni volta varia. Esattamente, proprio così. La prima puntata sarà qui, dalla nostra sede di Radio Brusa, e poi invece nelle prossime puntate andremo un po' in giro per Brusaporto per caricare gli animi di tutti. Esatto. Va bene, io direi che, allora, per chi è in diretta sulla radio e ci sta ascoltando sulla radio, adesso facciamo partire una canzone. E quindi ci ascolteremo Axel Ingrosso. Mentre invece, anzi, perché su Facebook... Lo dico perché su Facebook. In radio ascoltiamo Axel Ingrosso, More Than You Know. Perfetto, siamo fuori onda? Sì. Ok, e allora per voi che siete qua in diretta su Facebook, facciamo partire subito al volo il video in anteprima assoluta per vedere cosa sono questi video del fitness. Vediamo un po'. E benvenuti nell'angolo fitness di Radio Brusa. Io sono Luca e lui è Matteo. E in questo episodio vi mostreremo vari esercizi per il vostro corpo. In particolare, in questo episodio vi mostreremo vari esercizi per la mobilità articolare del vostro corpo. Seguiteci! L'esercizio è il cat cow. Il nome è dovuto dalla posizione che si assume con la schiena. Questo esercizio è fantastico per la mobilità della schiena e delle scapole. Ci si posiziona a gattoni. Per la prima parte si spinge con le braccia per si in arc schiena e si avvicina al mento al petto. Per la seconda parte invece si con movimento opposto, ovvero si spinge la schiena verso il basso, avvicinando le scapole e guardando avanti.
Passiamo al secondo esercizio, affondi Spider-Man. Si parte posizionando una delle due gambe all'altezza delle braccia e successivamente, staccando una mano, si compie una rotazione verso l'alto. Bisogna fare particolare attenzione alla rotazione della spalla, se rivolta verso l'esterno, ma verso l'interno. Vi consigliamo di eseguire questo esercizio 5 volte per lato, alternando la destra con la sinistra. Questo è un esercizio che mira al movimento dei glutei e della parte lombare della colonna vertebrale. Il terzo esercizio è principalmente uno squat basso con lo stesso movimento di torsione del braccio, della testa e della spinta dorsale del precedente. Durante l'esecuzione bisogna cercare di rimanere con la pianta dei piedi completamente appoggiata a terra e con la schiena distesa e non inarcata. Il quarto esercizio consiste nel ruotare le spalle con lo scopo di creare dei cerchi con le braccia. Ci si posiziona sdraiati, con la schiena verso l'alto. È importante evitare di inarcare la schiena e fondamentale mantenere il corpo dritto guardando per terra a scopo di rendere il più efficiente possibile l'esercizio e migliorare la mobilità delle spalle. Il quinto ed ultimo esercizio è il cobra. Ci si posiziona a pancia in basso e si mettono le mani all'altezza delle spalle. Successivamente si distendono le braccia fino alla loro massima estensione. A questo punto si mantiene la posizione per qualche secondo per aumentare la mobilità della colonna vertebrale nella zona lombare. Ragazzi, per questa puntata è tutto, spero che abbiate seguito con attenzione e noi ci vediamo nel prossimo episodio. In onda, ok, allora, fuori onda certo, sì. Va bene, abbiamo visto quindi il video dei nostri consigli di fitness, ovviamente tutto il video che avete visto e tutto quanto quello che stiamo producendo per questa puntata lo potete rivedere nelle prossime giornate sul nostro social Facebook, Instagram, YouTube e anche sul nostro sito radiobrusa.it. Tra pochissimo restate in diretta con noi perché... Ora piccolo break, facciamo una pausa di pochi minuti, poi ritorniamo in diretta anche su Facebook per parlare delle Olimpiadi. Quindi ci ritroviamo tra pochissimo, restate con noi. Rockstar. Sì, più o meno siamo anche noi delle rockstar che parliamo così in radio, ci sta. Siamo in diretta, questa è la Sfera Basta su Radio Brusa, noi siamo comunque ancora in diretta sia in radio sia su Facebook, saluto tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento e che sono contenti di guardare con noi questa diretta. Ci tenevo a parlare fortemente di queste Olimpiadi che si stanno svolgendo in questi giorni a Pyongyang, solo che poi mi sono detto... però ne parlo io delle Olimpiadi, che io di Olimpiadi proprio ne so gran poco. Dovremmo far parlare qualcuno che di queste cose ne sa. E quindi sono andato alla ricerca di un ospite. E quindi ecco con noi. Super ospite, super vorrei ospite, dire. Esatto. Ciao e quindi, a tutti. Buonasera Mario Fogli. Grazie per l'invito, sono molto contento di essere qui. Ottimo, siamo contenti anche a noi di averti nei nostri studi. Sei sciatore e quindi giustamente... Abbastanza questo, esperto. Sì, quindi questo titolo fa sì che tu possa parlare con un po' più di esperienza di noi. Ci proviamo almeno. Sì, ci proviamo, dai, di queste Olimpiadi. E innanzitutto come stanno andando? Ma devo dire che per l'Italia quest'anno è abbastanza positiva, una buona stagione. Diciamo per le Olimpiadi abbiamo raccolto 8 medaglie, no? Quindi non è male, sicuramente non è il record, però possiamo dirci soddisfatti, abbastanza soddisfatti. Ma sì, dai, possiamo dire che l'esperienza generale delle Olimpiadi per la spedizione azzurra è molto positiva. Esatto. Possiamo infatti andare a vedere anche il medagliere con tutte le medaglie che abbiamo raccolto in questa Olimpiade e vediamo che l'Italia è classificata al 12° posto. Beh, è un buon risultato, diciamo, dietro mostri sacri come esatto. Norvegia, Germania, Canada, che sono paesi molto più grandi e molto più, diciamo, per i sport invernali. E quindi è positivo. Diciamo che però gli sport principali non abbiamo raccolto tantissimo, a dire la verità. Soprattutto che, aspetta, un passo indietro, quali sono gli sport principali? Vabbè, io direi lo sci alpino. Quest'anno queste Olimpiadi non sono andate benissimo. Abbiamo raccolto solamente un terzo posto. Con Federica Brignone, il super gigante, e basta. Gli altri sono, diciamo, sport, possiamo chiamarli minori, un po' meno conosciuti. Sì, un po' meno conosciuti, sì. Però dobbiamo anche comunque raccontare di due medaglie d'oro molto importanti che sono arrivate. Una che fa parte un po' anche della nostra provincia, perché Michela esatto. Moioli è proprio bergamasca, snowboard, bella gara dire la sua. Che è un risultato molto importante, sì. Diciamo anche per la bergamasca. Questa ragazza è molto conosciuta e...
era anni che tentava, già da Sochi voleva tentare di vincere l'oro, si era fatta male e non era riuscita, quindi comunque un ottimo, ottimo risultato. Anche sperato. Voluto, cercato. Anche poi, per chi ha visto la gara comunque, andate a vedervela se non l'avete vista, ha staccato di gran lunga. È partita un po' in sordina, ha fatto un po' fatica, però poi è riuscita a centrare il risultato positivo. E poi invece, per quanto riguarda il pattinaggio di velocità, Arianna Fontana. Beh, Arianna Fontana ha una garanzia, sì, abbastanza datata, diciamo, per la sua età, e comunque è riuscita finalmente, dopo un bel po' di edizioni, a centrare questo oro che gli mancava. Esatto, esatto. Possiamo dire che quindi siamo soddisfatti per quello che è avvenuto a queste Olimpiadi così. Secondo te che cosa hanno in più quei paesi mostri sacri che abbiamo detto all'inizio, che possono essere Norvegia, Canada, Germania? Sicuramente la politica dello sport, perché in Italia purtroppo nelle sport invernali manca un po', e quindi questi paesi sono molto forti, soprattutto per questo sfornano tanti campioni che noi purtroppo non abbiamo ancora. Eh sì, questo è vero, e nonostante comunque nel corso della storia abbiamo avuto grandi campioni sì, diciamo, però sono un fulmine a ciel sereno, esatto, possiamo dire così. Ce n'è uno ogni 20 anni, per modo di dire. Eh sì. E dato che appunto stiamo parlando dello sport da noi, visto da noi in Italia, secondo te qual è la cosa in cui si dovrebbe investire di più, e quali sono quindi i punti dai quali partire? E purtroppo in Italia manca un po' la politica dello sport e a tutti i livelli. A tutti i livelli, in tutti gli sport manca, purtroppo. Noi abbiamo sempre avuto l'idea del calcio, che è lo sport principale. Poi però ci sono una serie di sport bellissimi che sono poco conosciuti o poco praticati, e quindi manca questa idea di sport, diciamo. E per un bambino che volesse iniziare così a sciare, oppure ovviamente i genitori che portano i bambini a sciare, da dove si potrebbe partire? Beh, sicuramente lo sci per i bambini è uno sport bellissimo per imparare, ti permette di prendere confidenza con le regole, che poi queste regole possono essere utilizzate sempre anche sulla strada, perché alla fine gli incroci nelle piste sono cose che sono molto importanti e ti fanno una cultura. Comunque ci sono molti, da noi abbiamo tantissimi posti dove si può andare a sciare, molto belli, piccoli, che però ci permettono di imparare in sicurezza senza rischiare nulla. Ce ne consigli qualcuno? Beh, io sono un po' di parte, posso consigliarvi sicuramente di andare a sciare o provare anche solo, ci sono dei maestri bravissimi che vi possono insegnare benissimo, per esempio Borno Monte Altissimo in Valle Camonica, abbastanza vicino da qua, oppure altri posti, diciamo, della nostra provincia di Bergamo, per esempio Presolana Monteporra, che sicuramente è un posto molto molto carino per iniziare a imparare a sciare. Eh sì, diciamo che quindi abbiamo anche dei posti così belli, così vicini. Anche sicuramente ne vale veramente la pena. Abbiamo questa fortuna di avere le montagne vicine, sfruttiamole. E sì, perché anche io tra l'altro da piccolo avevo iniziato una mezza lezione, forse mia poi mamma ti sei ritirato, cambiato idea. Forse mia mamma che sta ascoltando, se lo ricordo, mezza lezione avevo fatto ed è andata così. Magari potrai riprovare, tanto si può sempre imparare. Prossime Olimpiadi invernali saranno a Pechino. Pechino, un ritorno. Esatto. Inverno. Perché c'eravamo già stati con le Olimpiadi invece, quelle estive, quelle di atletica. 2008 era? Penso di sì. Sì, perché il 2012 è stato a Londra. Esatto. E quindi 2008. Ti faccio adesso il quiz di cui stanno rispondendo anche i nostri amici da casa. Quindi anche voi, se non l'avete fatto, prendete il vostro smartphone e andate o su Facebook o su YouTube, scusate, o su Instagram, dove trovate il quiz che abbiamo fatto. La prima domanda, e adesso diamo finalmente anche la risposta, diceva: qual è il record di medaglie vinte dagli azzurri in una singola edizione delle Olimpiadi invernali di sempre? E le due opzioni erano 20 o 14. Cosa avresti votato? Io avrei votato 20. E lei la risposta senza, giusta. Senza aver guardato, senza cercare su internet. È già qualcosa. È già qualcosa, quindi vuol dire che hai preparato. La seconda domanda era invece: in quale edizione, questo è avvenuto, quindi in quale edizione abbiamo vinto il maggior numero di medaglie? Quella casalinga di Torino nel 2006 o quella di Lillehammer nel 94 in Norvegia? Credo che sia quella di Lillehammer. Esatto. Avrei preferito Torino, però purtroppo non è così. Eh sì, bella però le Olimpiadi di Torino. Eravamo giovani, però le Olimpiadi di Torino sono state davvero belle. In casa, sempre bella. In casa, sì. Adesso le Olimpiadi, mancano pochi giorni. Mancano pochi giorni. Stanotte avremo la discesa libera. No, è lo slalom femminile, mi sembra mancano ancora un paio di gare, che sono quelle che sono state rimandate a causa del vento, del brutto tempo e del freddo intenso. Eh sì, perché abbiamo iniziato queste Olimpiadi già il fatto che fossero di notte ha limitato la visione a tutti. Infatti anch'io mi è dispiaciuto, perché l'ho seguito veramente poco, dovevi fare le ore piccole per seguire le Olimpiadi quest'anno. Purtroppo è andata così, però comunque noi abbiamo guadagnato molte medaglie quest'anno, siamo veramente soddisfatti, non abbiamo raggiunto il record, però avremmo potuto fare meglio, secondo
secondo me nello sci alpino c'erano molte aspettative, però è andata così. E va bene, dai. Quindi ultimi giorni di Olimpiadi invernali, continuate a seguire, lo sapete, le Olimpiadi sono in diretta sulla Rai, quindi sono visibili a tutti, purtroppo sono durante la notte. Bisogna stare svegli fino a tardi, però. Esatto. E quindi questo è il nostro approfondimento sulle Olimpiadi. Tra pochissimo abbiamo anche delle curiosità sulle Olimpiadi, quindi restate lì. Va bene, grazie Mario. Grazie a voi dell'invito. Niente, veramente. Abbiamo parlato un po' delle Olimpiadi, tra pochissimo torniamo ancora in diretta. Prima però abbiamo un paio di canzoni da sentire e poi qualche curiosità. Andiamo con Betta Lemme, Bambola, in diretta su Radio Brusa. More next. Radio Brusa. Va, perfetto. Bravo Mario, grazie. Adesso un secondo. Ah, perché per gli amici che ci stanno guardando in questo momento abbiamo un contributo importante, non ve l'ho mai svelato, ma adesso ve lo svelo per la prima volta, importantissimo. Andiamo a vedere una piccola anteprima di un video che troverete sui nostri social nelle prossime nei prossimi giorni. È un nuovo programma, anzi ve lo faccio dire direttamente da me, andiamo. Ciao, sta per iniziare un nuovo format su Radio Brusa, si chiama Carpool Brusa. Programma semplice. Tra pochissimo saliremo sulla mia macchina e vedremo chi sarà l'ospite di quest'oggi. Abbiamo appena finito il tab, sono le 18, io sto per andare in diretta su Radio Pianeta, perché questa sera c'è Pianeta Into the Night, il mio programma, quello che conduco insieme a Luca e Laura. E adesso andiamo proprio a prendere Laura. Siamo appena partiti, siamo a Brusaporto, sono ancora da solo. Vi avviso subito che però Laura non sa di questa cosa. Noi, come sempre, ci troviamo a Montello, che è a metà tra il mio paese e il suo paese, e poi insieme andiamo a Civitate Alpiana. Taking the sights and hear the sounds, feeling my body leave the ground. Turn up the song and play it loud for you. Ma quindi sta riprendendo? Sì. Allora saluta gli amici. Ciao amici. Perché io ho già fatto una ripresa mentre venivo qui. Red Bull. Per prepararsi. E ho mangiato anche i fonzi. Guarda qua che bello che hanno fatto un nuovo cartellino. Ma anche prima. Ma sai l'altro giorno cosa ho fatto? Ho portato il mio collega a casa, che abita di fronte al Barcella Arredi. Lì a Brusa? Lì a Brusa. Certo. L'ho lasciato lì a casa e mi fa: adesso per tornare a Gorlago prendi la mega rotatoria, quella che c'è lì a Seriate, vai sempre più tardi a Gorlago. Io sì sì, vado, mille rotonde, tipo sto, ti giuro, 20 minuti di strada stavo facendo e vado, passo fuori al Barcella Arredi. Davvero? No, ho detto no, non ci credo, cioè 3 ore di strada quando ho visto passare fuori, no, ti giuro, non ci volevo credere, ho detto dai, ma non posso essere così ritardata. Ok, allora avete visto il video, siamo in diretta su Facebook, avete visto questo video, un nuovo programma, un nuovo format, possiamo chiamarlo così, una serie di video che andrà in onda una volta al mese qui su Radio Brusa, su tutti i nostri canali, e si chiama Carpool Brusa perché appunto andremo a vedere a sentire, macchina le curiosità, le personaggi importanti. Jake La Furia, basso macro. Allora, tra poco parliamo ancora di Olimpiadi in una chiave più curiosa. Vi ricordo innanzitutto che potete continuare a scrivere qua sotto nei commenti, vi leggiamo tutti, siete anche in tanti che state guardando, quindi fatelo continuamente. www.radiobrusa.it e anche il nostro numero 334-311-4201, se ne avete voglia di scriverci. Ok. Dopo c'è la giacina che sei giusto. Ah, ma c'è ancora una canzone. Ah, c'è un'altra canzone dopo? Siamo in diretta amici miei, siamo con Betta Lemme e Bambola, una delle canzoni più belle di questo periodo che continuamente stiamo sentendo in radio. Lei ex modella, molto giovane, molto bella, che possiamo dirlo tranquillamente, e invece la sua canzone è altrettanto bella. Siamo in diretta, questa è Radio Brusa, stiamo parlando adesso ancora di Olimpiadi, ma la stiamo facendo in una chiave più riguardante delle curiosità che riguardano le Olimpiadi, e quindi abbiamo con noi i nostri due collaboratori della radio, Christian e Thomas. Buonasera. Ciao. E allora, da voi chiedo, quali sono un po' le curiosità, perché abbiamo mandato i nostri scagnozzi per trovarle. Va bene, dai, diteci qualche curiosità su queste Olimpiadi, sulle Olimpiadi in generale, che cosa ci raccontate? Parta lei, signore. Grazie mille. Allora,
Beh, io ho trovato qualche curiosità relativa alle medaglie, perché sappiamo. Sì, molto interessante. Ci sono le che entusiasmo. Molto interessante. Ma le medaglie quali? D'oro, d'argento, tutte? Tutte quali. Ok. Allora, perché come sappiamo, quando qualcuno vince gli si dà una medaglia. No. Però, contrariamente a quanto si pensa, in realtà la medaglia d'oro non è fatta d'oro, ma è fatta d'argento. Aiuto! Sapevi Mario questa? Vedi, sentiamo perché. Quindi, diciamo che la medaglia d'argento e la medaglia d'oro sono fatte dello stesso materiale, e nella medaglia d'oro cambia, l'unica cosa che cambia è che ci sono 6 grammi d'oro, e quello è l'oro che c'è, su okay. 400 grammi d'oro. Ah, ok. E quindi diciamo che è stra poco. Mentre la medaglia di bronzo non è fatta di bronzo, ma è fatta di rame. E quindi. Ah, proprio, cioè, c'è la sottostante. È tutta una. Esatto, cioè. Ci stanno mentendo. Infatti. Ma infatti. E addirittura si pensa che nelle prossime Olimpiadi a Tokyo 2018 le medaglie saranno fatte da materiali riciclati provenienti dagli di legno colorato. Sì, più o meno si arriverà a questi livelli. Esatto. Però secondo te ci hanno, questo non penso sia scritto nelle nostre curiosità, ma secondo te ci hanno mentito per qualche ragione in particolare? Beh, perché l'oro forse è un po' costoso. Suona meglio, cioè non posso dirti, ecco che il primo classificato vince la medaglia fatta di 92% di argento, 8% okay. d'oro. Va bene, sì, ci hanno mentito per una buona causa, diciamo. Sì, ok. E invece mi ricordo che hai anche un'altra curiosità sempre sulle medaglie. Questa sì, riguarda gli atleti e le loro medaglie. Esatto, allora beh, ho trovato qualcosa sugli atleti paralimpici. Perché ci sono, sappiamo, dopo le Olimpiadi cioè, diciamo canoniche, partono sì. 2 settimane di Olimpiadi paralimpiche. E sono state prodotte delle medaglie apposite nelle ultime Olimpiadi di Rio, apposta per gli atleti non vedenti, uh-huh. che contengono praticamente dei pallini, in modo che scuotendo queste medaglie esse producano un suono diverso a seconda del metallo che si è vinto, così anche gli atleti non vedenti possono capire che medaglia hanno vinto, perché la medaglia d'oro contiene 28 pallini, uh-huh. se non sbaglio, quella da 120 e quella di bronzo 16, quindi il suono è differente da un risultato, cioè fa capire. Sì, 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 però è interessante questo, che comunque anche per gli atleti paralimpici abbiano trovato questo stratagemma un sì, po' per diciamo. Far capire quale, di quale medaglia si stesse parlando. E invece io mi sono sempre chiesto perché lo vedete anche voi, quando gli atleti vincono una medaglia, la prima cosa che fanno quando salgono sul podio, poi dopo l'inno del primo classificato, hanno anche questa tendenza di fare la fotografia con a volte i fiori, a volte non ci sono, e mordono sta medaglia. Ma perché mordete la medaglia? Cioè non è un cioccolatino, non è il soldino quello che dà Santa Lucia. L'ho appena detto, sono fatti di cioccolato. Quasi, quasi. Ma perché si fa sta roba di mordere le medaglie? Beh, allora, i motivi sono diversi e ancora oggi non si riesce a dare una spiegazione. Mm. Alcuni pensano che sia una sorta di tradizione che va avanti da tantissimo tempo, perché è un tempo quando le medaglie erano davvero fatte d'oro e non di argento. mordendola si verificava se fossero fatte seriamente d'oro, perché il segno dei denti sarebbe rimasto impresso, diciamo, e quindi era un modo per verificare l'oro, come generalmente si fa quando ogni tanto vediamo sì? nei compro oro. Esatto. Che per provarlo testano appunto col dente. Chiaramente adesso le impronte dei denti non rimarranno, perché sono fatte di argento e tutta una messa in scena, quindi vabbè. Però resta come tradizione, esatto. Questa possiamo dire. Un'altra possibilità potrebbe essere data dal fatto che l'atleta vuole fare un po' sua la medaglia, quindi questa necessità di possessivismo, diciamo, e quindi il mordere la medaglia significa quasi voler farla sua, esatto, confermare che è stato lui a vincere. Poi chiaramente ormai è tradizione, sì. Nel senso, fare la foto mentre si morde la medaglia, quindi non sarebbe anche un po' brutto non vedere un atleta che lo fa. Quindi il primo che vedremo senza, sicuramente chiameremmo lo scandalo, il primo che non la morde, oppure il primo furbo che ha capito che sì. Non è fatta d'oro. Infatti anche quello, beh, se ne accorgeranno che mordendolo non resta sul segno. Vabbè. Ok, quindi abbiamo svelato il mistero finalmente. Quindi anche voi che ci state ascoltando e vedendo in questo momento, finalmente avete capito il perché. Vedete quelle immagini lì anche nelle copertine, tutte le foto che con gli atleti che mordono la medaglia. E qualche altra curiosità invece sulle Olimpiadi? Sì, io ve le porto da delle stime pubblicate da Focus da poco tempo, in occasione delle Olimpiadi invernali. Anche se non trattano delle Olimpiadi invernali, okay. Ma delle Olimpiadi in generale. E sono un po' più in chiave simpatica. La prima è quella di Lorna Johnston, che è una amazzone inglese che nel 72 ha partecipato alle Olimpiadi estive, ma all'età di 72 anni.
ed era quasi bisnonna, quindi e nonostante questo si è riscontrato risultati ottimi, mm-hmm. e si è classificata tra le prime della sua nazione, quindi tra le prime della Gran Bretagna. 72 anni, non si sa come abbia fatto, però ce l'ha fatta. Nel 72, quindi sì. Forse il video non c'è, altrimenti saremmo andati a vederlo, però probabilmente non c'è, peccato. Invece nelle Olimpiadi del 1900, quindi si va indietro di un secolo, Ernst Oppenberg, che è un nuotatore tedesco, concluse con successi i 200 metri dorso, ma alla fine del suo successo, nonostante non fosse arrivato sul podio, rischiò di morire annegato perché aveva ingoiato la sua stessa dentiera. Aiuto! Quindi mentre nuotava aveva inghiottito talmente tanta acqua che gli aveva inghiottito anche la sua dentiera, mm-hmm. e stava per affogare, ed è stato salvato da uno dei lavori più inutili del mondo, ovvero il bagnino nelle gare di nuoto. In effetti, serve a niente, però in quel momento è servito. Sì, esatto, non servirà mai più. Invece nel 52 un francese vinse i 400 stile, quindi si parla sempre di Olimpiadi di nuoto. Finita la gara, il padre si gettò in acqua perché in caso di sua vittoria il padre della sua amata gliel'avrebbero messo in sposa, quindi grazie alla sua vittoria, mm-hmm. gli permise di sposare la sua amata. Wow, quindi anche storie d'amore alle Olimpiadi. Esatto, l'ultima per chiudere, il pugile, che un pugile si chiama Leon Spinks, mm-hmm. Sempre negli anni 90 riuscì a vincere una medaglia d'oro nella categoria di pugilato, senza però allenarsi una volta. Infatti non si sa come abbia fatto, ma invece di allenarsi bleffava, mm-hmm. L'allenamento, e per simulare l'allenamento, quindi tipo andava al Mac a mangiare, esatto, piuttosto che allenarsi, sì, per simulare l'allenamento straziante, mm-hmm. cose del genere, si spruzzava dell'acqua in faccia per simulare il sudore al suo allenatore, che in quel momento non lo seguiva, e quindi sembrava che facesse allenamenti strazianti tutti i giorni, invece non faceva niente e ha vinto la medaglia d'oro lo stesso. Beh, questi sono quelli, i fenomeni. Esatto. Sono ci sto seguendo Marco Alborghetti. Va bene, salutiamo Cristian e salutiamo Thomas, grazie ragazzi. Grazie, ciao, mille, ciao. A voi. Ci troviamo presto, noi andiamo con l'ultimo pezzo della serata, Francesca Michelin, Io non abito al mare. Don't go anywhere. Ok, siamo fuori onda, quindi salutiamo gli amici che ci stanno seguendo su Facebook, grazie ragazzi per essere stati con noi, continuate se volete, adesso siamo nel fuori onda, quindi continuate pure a condividere se ne avete voglia la diretta, che comunque resta sui nostri social, la pubblicheremo poi prossimamente anche su YouTube, anche dappertutto, quindi continuate veramente a seguirci, grazie e buona serata a tutti, ciao 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 ciao!